Questa è la soffitta dove sono stati ambientati numerosi video, cose vecchie del passato e dove tra l'altro venivo a registrare le varie parodie, perché qua là, dal casino che c'è, dalla roba mucchiata negli anni, quaderni, libri, oggetti, attrezzi, tutto, viene perfettamente tutto attutito. È come se ci fossero un'infinità di pannelli fonoassorbenti, una location perfetta per registrare. Infatti qui c'è anche il mio fido filtro antipop rimasto qui in eterno, ma chissà. Questa casa venne costruita con l'intenzione di avere una soffitta, una mansarda, che appunto potesse un giorno svolgere da studio. E infatti mio padre voleva farci una specie di studio, che poi non ha mai fatto perché l'accumulo di schifo ha sempre preso il sopravvento, e ovviamente anch'io ci ho messo del mio. Per esempio c'è questo tavolino pieno di topolini che ovviamente dovranno essere spostati su una libreria, ma insomma lo faremo. Questi sono tutti i topolini di quando ero piccolo. Partono dal 1998 fino a 2006. Questo è un disegno che mi ha mandato un mio fan, grazie. Questa è una rara scatolina della Lego che ho conservato per qualche motivo quando ancora si chiamava Lego System. Può essere molto carino come soprammobile in arte povera, insomma. Sono scritto delle cose che non mi ricordo più. Sarà uno studio creato con l'idea di essere temporaneo, una specie di finto studio di location. Location? Di set arrangiato per video e live. Attenzione però. Dopo un anno di live in camera col letto di sfondo, ho detto: senti, facciamo questo passo avanti, creiamoci una specie di studio, che in realtà non è proprio uno studio, non è un ufficio, perché non è che posso fare le pareti, fare dei muri cartongesso sarebbe bello, però visto è parecchio incasinato, quindi vedremo, rimanderemo. Magari ci metto dei teli, degli sfondi fotografici, vediamo un po'. Nulla è ancora deciso, perché manca il mio voto. Quindi sarà una via di mezzo fra un ufficio, uno studio vero e proprio dove fare live e video, e un set dove fare live e video. Vedremo cosa viene fuori. La mia preoccupazione più grande però è che in questa mansarda d'inverno c'è freddo ed estate c'è caldo, ma tanto caldo e tanto freddo, vedremo. Esistono le stufe. Qua metterò questa scrivania grande fino in fondo. Qui metterò un tavolo dove magari fare degli unboxing, cose manuali, insomma, con la camera dall'alto, qualcosa di carino. Mentre qua pensavo di fare una location. Location? Qualcosa per fare video, per fare riprese frontali, insomma, presente col tavolino e io che mi si vede così. Negli scorsi giorni comunque ci abbiamo già pulito, c'era il casino più totale, roba ammucchiata da 40 anni e non sto scherzando. La soffitta tivizia. Noi abbiamo sempre conservato tutto perché tanto c'è la soffitta. Ma le persone normali che non hanno la soffitta come fanno? Buttano via la me. Questo qui c'è un indovina chi. Indovina chi? Ma chi vuoi che ci voglia giocare più a indovina chi? Quindi si butta via. No, vabbè, indovina chi no, dai. Indovina chi no. Poverino. I libri di scuola, chi se ne frega, si buttano via. Basta, è l'ora di farla finita. Comunque i muri non è che io mi rimetto a intonacarli, a verniciarli col tempo. Si lasceranno così, mattoni a vista, molto grezzo. Che comunque devo dire che ci sono quelli che mettono i rivestimenti finti di plastica che simuli il mattone a vista. Quindi invece questo è mattone vero. Questo è vero. Un obiettivo di design. Il primissimo passo con cui dovrò procedere è finire di levare la roba e rivestire tutta la superficie, che attualmente è proprio cemento. Non c'è stato mai fatto il pavimento praticamente, quindi c'è solo del cemento che andrà rivestito con queste mattonelle. Adesso non resta che mettersi all'opera. Vediamo cosa viene fuori, via. Lunga la strada qui. Ovviamente
mattonella, metti la mattonella, prendi un'altra mattonella, prendi le misure, taglia la mattonella, prendi le due mattonelle che hai e rimetti le mattonelle, poi prendi un'altra mattonella, poi prendi un'altra mattonella, poi ritaglia la mattonella, io impazzisco. Guarda là, guarda là, guarda quanto ancora c'ho da farne. Madonna, madonna, quel tubo è un problema. Per far passare questo tubo ho dovuto tagliare il listello, però poteva venire meglio, vabbè, però dai, c'entra, il nudo è abbastanza perfetto. Oh, ecco che il tubo, guarda, preciso, abbastanza, insomma, non è proprio un lavoro da carpentiere, però ci sta, chi se ne frega. Però almeno l'abbiamo risolto, l'importante è quello. Ora manca da mettere il pavimento fin qua e poi basta, dai. Però questo tubo mi preoccupava alquanto, il tubo, e va bene, bravo. Fra una mezz'ora forse ho finito il pavimento. Questo è un martello di gomma. Non è questo, se lo faccio con questo si spacca, con questo non si spacca. Una domanda che potrebbe arrivare è: ma Enrico, ma se questa è una soffitta e lo studio è temporaneo, perché ci metti il pavimento? È una bella domanda, cazzo. Ma perché è più bellino, è più che altro perché il pavimento di cemento basta camminarci che fa polvere, e la polvere di cemento non è come la polvere normale, è una polvere molto insidiosa, molto fastidiosa, che si insidia ovunque, molto più della polvere normale. Quindi camminare su un pavimento così, a parte che è più bellino e se devo fare dei video, delle live, è più bellino, più elegante, però almeno la polvere ce n'è meno, capisci? Dici, ci potevi mettere un telo. Potevo mettere un telo. Però posso saltare ora.